Quando aveva 9 anni, Robert e il suo amico d'infanzia Mike non vennero invitati alla casa al mare di un compagno di classe perché erano bambini poveri. Robert tornò a casa e chiese a suo padre come diventare ricco e l'unica risposta che ottenne fu: "Devi imparare come fare più soldi". Già da bambino Robert capì che questo consiglio non lo avrebbe aiutato ad arricchirsi. Il padre di Robert, che lui chiama il suo padre povero, era un insegnante e faceva una bella vita, ma ebbe sempre problemi economici. Vedendo quanto Robert e il suo amico Mike erano determinati a imparare a fare più soldi, il padre di Robert, il padre povero, gli consigliò di andare a parlare con il padre di Mike, che Robert chiama il suo padre ricco. Sia Robert che l'amico rimasero piuttosto sorpresi perché il padre ricco non era ancora ricco. Inoltre, non aveva mai finito la terza media, ma gestiva diverse attività di successo. Tuttavia, andarono da lui. Il giorno dell'incontro chiese loro se erano pronti a imparare a fare soldi. Loro annuirono entusiasti. Poi fece loro un'offerta. Gli disse che avrebbe insegnato loro come fare soldi, ma non come a scuola. Glielo avrebbe insegnato solo se avessero lavorato per lui. Secondo lui, avrebbe sprecato tempo se si fossero solo seduti ad ascoltare come solitamente facevano a scuola. Avrebbero imparato più velocemente lavorando per lui. Robert voleva fare una domanda, ma non glielo permise. Disse che se non fossero riusciti a prendere una decisione con fermezza, non avrebbero mai imparato a fare soldi. Le opportunità vanno e vengono, ed essere in grado di sapere quando prendere decisioni rapide è un'abilità importante. Sapevano di dover prendere una decisione. Robert e Mike si guardarono ed entrambi accettarono. Il padre di Mike fu contento e disse che li avrebbe pagati 10 centesimi all'ora e che avrebbero lavorato 3 ore ogni sabato. Anche se Robert aveva una partita di softball quel giorno, scelse di lavorare e imparare piuttosto che giocare. Sapeva che questa era la sua occasione e non voleva sprecarla. Così i ragazzi iniziarono a lavorare per la signora Martin, che era un'impiegata del padre di Mike e si prendeva cura di un piccolo supermercato. Era quel tipo di negozio in cui la gente comprava cose essenziali come latte, pane, burro e sigarette. L'unico problema era che il negozio non aveva l'aria condizionata, quindi dovevano tenere le porte spalancate verso la strada e il parcheggio, il che significava che entrava polvere ogni volta che passava un'auto. Il loro compito era quello di togliere i prodotti in scatola dagli scaffali, pulirli con uno spolverino per togliere la polvere e poi sistemarli di nuovo in modo ordinato. Era un lavoro noiosissimo. Lavoravano per 3 ore ogni sabato e venivano pagati 30 centesimi, il che non era molto bello dal momento che un fumetto costava 10 centesimi all'epoca. Ma lo facevano perché volevano imparare a fare soldi. Tuttavia, dopo 3 settimane, Robert era pronto a smettere. Si sentiva come uno schiavo, lavorare per soli 10 centesimi all'ora e non aveva nemmeno mai visto il padre di Mike dal primo incontro. Così, all'ora di pranzo della 4ª settimana, disse a Mike di non voler più lavorare. La scuola era abbastanza noiosa e non voleva sprecare il sabato a fare quel lavoro. Era stanco. Con sua sorpresa, Mike sorrise e disse che suo padre si aspettava che ciò accadesse. Aveva detto a Mike di incontrarsi quando Robert avrebbe deciso di smettere. Ciò fece impazzire Robert, ma Mark gli disse che il modo di insegnare di suo padre era diverso da quello dei suoi genitori. Non gli piaceva fare discorsi, piuttosto usava l'esperienza per insegnare. Robert accettò di incontrarlo il sabato successivo per ascoltarlo. Persino il suo vero padre era arrabbiato con il padre di Mike. Infatti, il padre povero di Robert gli aveva consigliato di chiedere un aumento di almeno 25 centesimi all'ora e di andarsene nel caso non lo avesse ottenuto. Quando Robert arrivò a casa di Mike, fu costretto ad aspettare in fila per 45 minuti prima che il padre lo ricevesse. Frustrato ed arrabbiato, Robert disse al padre di Mike che non aveva mantenuto la sua parte dell'accordo. Aveva promesso di insegnare loro, ma non aveva mantenuto la sua promessa. Robert lo accusò di essere avido e di non rispettare i suoi dipendenti. Dal canto suo, lui chiese a Robert se insegnare significasse parlare o tenere una lezione, e il ragazzo rispose con un cenno del capo. Il padre ricco gli disse che la vita è la migliore insegnante e che la maggior parte delle volte la vita non ti parla. Gli spiegò che la vita spesso ci spinge a insegnarci qualcosa.
Alcune persone lasciano che la vita li spinga, mentre altre combattono contro le cose sbagliate, come il lavoro, il capo o il coniuge. Ma solo poche persone accolgono la spinta della vita come un'opportunità per imparare e crescere. Il padre ricco gli disse che aveva oltre 150 dipendenti, ma nessuno di loro gli aveva mai chiesto di insegnargli a fare soldi. Cercavano solo posti di lavoro e stipendi, non cogliendo mai veramente lo scopo del loro lavoro. Tuttavia, quando Mike gli disse che entrambi volevano imparare a fare soldi, il padre ricco decise di creare un programma che rispecchiasse le esperienze della vita reale. Li pagava solo 10 centesimi all'ora, il che inizialmente li fece arrabbiare, ma spiegò che voleva che sperimentassero la spinta della vita in modo che potessero capire cosa stava cercando di insegnare. Quando chiese a Robert cosa aveva imparato lavorando per un salario così basso, lui si lamentò della sua avidità e mancanza di rispetto per i lavoratori. Lo minacciò persino di licenziarsi se il padre ricco non lo avesse pagato di più o non gli avesse insegnato di più. Il padre ricco gli spiegò che la maggior parte delle persone avrebbe fatto esattamente quello che stava suggerendo, licenziarsi e cercare un lavoro più remunerativo. Tuttavia, questo di solito non risolveva i problemi. Voleva che Robert capisse che aspettare un aumento pensando che più soldi avrebbero risolto i suoi problemi non era la soluzione. La soluzione era far lavorare i soldi al posto suo. Robert iniziò lentamente a capire la lezione che il padre ricco stava cercando di insegnargli. Il padre ricco gli chiese se avesse ancora una passione nell'apprendere. Quando rispose di sì, gli disse che avrebbe smesso di pagarlo per il lavoro al negozio. Robert era confuso. Era venuto per un aumento, ma ora avrebbe lavorato gratuitamente. Il padre ricco gli disse che se voleva fare più soldi, allora doveva usare la testa e capire come farlo. Robert e Mike lavorarono gratis per 3 settimane. Un giorno il padre di Mike si presentò e portò i ragazzi a prendere un gelato. Poi chiese loro se avessero già imparato qualcosa. Loro dissero di no. Gli suggerì di sbrigarsi e iniziare a pensare alla lezione che avevano davanti a loro. Per spiegare la lezione, chiese ai ragazzi di guardare la signora Martin e le persone nel parco e pensare se la vita che stavano vivendo sembrasse loro bella. Lavoravano duramente per pochi soldi per tutta la vita, aggrappandosi all'illusione della sicurezza del lavoro e in attesa di una vacanza di 3 settimane ogni anno e forse una pensione dopo 45 anni di servizio. Il padre ricco chiese loro se questo tipo di vita li entusiasmava. In tal caso sarebbe stato disposto a offrire loro un aumento di 25 centesimi all'ora. Sapevano che avrebbe significato molto per loro, ma comunque dissero di no. Vedendo il loro rifiuto, il padre ricco aumentò la sua offerta a $1 all'ora, poi $2. Ogni volta che alzava l'offerta, il cuore di Robert iniziava a battere forte e il suo cervello lo spingeva ad accettare l'offerta. Sapeva che $2 all'ora lo avrebbero reso il bambino più ricco del mondo. Non poteva immaginare di guadagnare quei soldi. Voleva dire di sì. Riusciva già a immaginarsi una nuova bicicletta, un nuovo guanto da baseball e l'adorazione dei suoi amici mentre mostrava un po' di soldi. Ma per qualche motivo la sua bocca rimase chiusa. Il padre ricco guardava i due ragazzi che lo fissavano con gli occhi spalancati e nulla in testa. Li stava mettendo alla prova. Sapeva che c'era una parte delle emozioni che voleva accettare l'accordo. Sapeva che ogni persona aveva una parte debole e bisognosa della propria anima che poteva essere comprata, ma anche una parte che era resistente e non poteva mai essere comprata. Si trattava solo di capire quale fosse più forte. Così fece un'ultima offerta di $5 l'ora. Improvvisamente le espressioni dei ragazzi cambiarono e i loro sguardi vuoti si trasformarono in calma. La tentazione sembrò scomparire. Sentivano che la parte della loro anima, che era debole e bisognosa, veniva messa a tacere, mentre la parte che non aveva prezzo prendeva il controllo. Il padre ricco disse che era un bene che non avessero un prezzo. La maggior parte delle persone lo ha perché le loro vite sono controllate dalla paura e dall'avidità. La paura di non avere soldi li fa lavorare sodo e guadagnare uno stipendio, ma una volta che hanno quei soldi, l'avidità li spinge a pensare a tutte le cose che potrebbero comprare, il che li rende più bisognosi di soldi, che a loro volta li fa spendere di più e lavorare di più. È ciò che il padre ricco chiamava la rat race, o corsa del topo. Mike gli chiese se ci fosse un altro modo e il padre ricco gli rispose di sì. Tuttavia, non molte persone lo conoscevano.
Mike voleva conoscerlo e il padre ricco disse che l'avrebbero imparato lavorando con lui senza essere pagati. Mike gli chiese un suggerimento e il padre ricco gli rispose che il primo passo consisteva nel dire la verità. Quando gli chiese quale verità, lui rispose che si trattava di come si sentivano e che dovevano confessarlo a se stessi, non agli altri. Il padre ricco non era convinto del fatto che le persone che lavoravano per lui fossero davvero in grado di dire la verità. Piuttosto avevano paura di non avere soldi e rispondevano emotivamente, invece che logicamente. Non affrontavano la paura, così le loro emozioni controllavano il loro cervello. Lavoravano per guadagnare soldi, sperando che questo potesse alleviare la paura, ma non era così. Il denaro governava le loro emozioni e le loro anime, ma si rifiutavano di riconoscere questa verità. Il padre ricco li esortò ad evitare questa trappola, affermando che essere ricchi non risolveva il problema. Quando gli chiesero perché, gli parlò dell'altra emozione chiave, il desiderio. È comune per le persone desiderare cose che sono migliori, più belle o più entusiasmanti. Spesso lavorano per soldi perché pensano che li renderà felici, ma la felicità del denaro è di breve durata. Molti ricchi sono in realtà guidati dalla paura, pensando che il denaro li farà sentire al sicuro. Tuttavia finiscono per temere di perdere tutto, il che li rende più ansiosi di quando erano poveri. Le emozioni spesso controllano il nostro pensiero e la paura può portarci a prendere decisioni che non risolvono il vero problema. Ad esempio, quando qualcuno teme di non avere abbastanza soldi, potrebbe pensare che ottenere un lavoro sia l'unica soluzione. Ma in realtà un lavoro è solo una soluzione temporanea per un problema a lungo termine. È importante imparare a pensare per noi stessi e non lasciare che le nostre emozioni ci controllino. Il padre ricco gli disse di aver visto la speranza quando entrambi i ragazzi avevano accettato di lavorare gratuitamente e che avevano anche fatto il primo importante passo, resistendo alle loro emozioni quando lui li aveva tentati con più soldi. Stavano imparando a pensare nonostante fossero carichi di emozioni. Disse loro di continuare a lavorare e prima si sarebbero dimenticati di aver bisogno di uno stipendio, più facile sarebbe stata la loro vita da adulti. Li incoraggiò a continuare a usare il cervello, a lavorare gratuitamente e presto la loro mente gli avrebbe mostrato modi per fare soldi ben oltre quello che lui gli avrebbe potuto dare. Sarebbero stati in grado di vedere cose che gli altri non riuscirebbero a vedere. Una volta vista un'opportunità, l'avrebbero vista per il resto della loro vita. I ragazzi fecero come consigliato e ben presto videro l'opportunità di creare una biblioteca in cui i bambini potevano pagare una quota di iscrizione e leggere tutti i fumetti che volevano. Assunsero la sorella minore di Mike come capo bibliotecario. Richiedeva a ogni bambino 10 centesimi per l'ammissione alla biblioteca. Era un affare per i bambini, poiché un fumetto costava 10 centesimi ciascuno e potevano leggerne 5 o 6 in 2 ore. Mike e Robert guadagnarono una media di $9.50 a settimana in 3 mesi. Davano alla sorella $1 a settimana e le permettevano di leggere i fumetti gratuitamente. Dovettero chiudere la biblioteca dopo 3 mesi a causa di una discussione che ebbe luogo lì, ma avevano già imparato a fare in modo che i soldi lavorassero al posto loro, anche quando non erano fisicamente presenti. Avevano imparato la prima lezione, ossia i ricchi non lavorano per soldi. Erano pronti a imparare ancora e il padre di Mike era pronto a insegnare loro. Lezione 2. Perché insegnare l'educazione finanziaria? Quando le persone chiedono a Robert da dove iniziare a diventare ricchi, lui risponde come faceva il suo padre ricco. Se vuoi essere ricco, devi essere finanziariamente educato. Ad esempio, la contabilità è un argomento noioso, confonde, ma è assolutamente cruciale per il successo finanziario. Per renderlo più semplice, il padre ricco usava immagini e un linguaggio semplice per insegnarlo ai due ragazzi. Una delle prime cose che spiegò a Robert e Mike fu la differenza tra un'attività e una passività. Disse che se voleva essere ricco, l'unica cosa che doveva fare era comprare attività o asset. Questo era tutto ciò che doveva sapere per diventare ricco. Ma nonostante sia così semplice, è qualcosa che molte persone non capiscono. Quando il padre ricco lo spiegò per la prima volta a Robert e Mike, pensarono che stesse scherzando perché il concetto era così semplice. Come fanno gli adulti a non capirlo? Non dovrebbero essere tutti ricchi? Il problema è che la maggior parte delle persone è stata educata in modo diverso dalle banche, dai consulenti finanziari e così via, quindi devono disimparare ciò che pensano di sapere. E per questo acquistano passività pensando che siano attività.
Robert utilizza definizioni semplici per attività e passività. L'attività è qualcosa che ti mette i soldi in tasca, mentre la passività è qualcosa che ti toglie i soldi dalla tasca. Ecco il modello di flusso di cassa di un'attività. La parte superiore del diagramma è un conto economico, spesso chiamato conto profitti e perdite. Misura le entrate e le spese, denaro in entrata e denaro in uscita. La parte inferiore del diagramma è uno stato patrimoniale. Si chiama così perché dovrebbe bilanciare le attività con le passività. Le attività si aggiungono al tuo reddito. Ti fanno entrare i soldi in tasca. Ad esempio, se hai una casa e la affitti, è un'attività o asset perché ti fa entrare soldi in tasca ogni mese. Questo invece è il modello di flusso di cassa di una passività. Una passività ti toglie i soldi dalle tasche. Se vuoi essere ricco, quello che devi fare è evitare le passività e acquistare invece più attività. Attraverso questi diagrammi semplificati puoi facilmente capire come ogni persona gestisce il denaro. Robert dice che spesso coloro che sono in debito pensano che la risposta al loro problema sia fare più soldi. Tuttavia, non solo più soldi non sempre risolveranno i loro problemi, ma potrebbero persino aggravarli. È per questo che molte persone che ottengono una manna improvvisa con la lotteria o un'eredità la bruciano rapidamente. Un aumento della liquidità si traduce solo in un aumento delle spese. Ciò che manca a così tante persone è un'educazione finanziaria. È per questo che potrebbero finire per avere successo nelle loro professioni, pur essendo ancora alle prese con i soldi. Potrebbero aver imparato come fare soldi, ma non come gestirli. Le persone possono essere molto intelligenti e rimanere analfabete quando si tratta di finanze. Hanno imparato a lavorare sodo per i soldi, ma non a far lavorare sodo i soldi per loro. Molte persone credono ancora che la loro casa sia un asset, ma Robert insegna che una casa è una passività perché ti toglie i soldi dalle tasche attraverso le tasse e altre spese. Questo non significa che non si possa mai comprare una casa. Puoi, ovviamente, ma assicurati di acquistare prima asset che genereranno il flusso di cassa per pagare la casa. Robert afferma che se vuoi diventare ricco, tutto ciò che devi fare è acquistare più attività che producono reddito, mantenere basse le passività e le spese. E quando saprai che hai già abbastanza ricchezza? Robert usa la seguente definizione di ricchezza. La ricchezza è la capacità di una persona di sopravvivere tanti giorni in avanti. Oppure, se smettessi di lavorare oggi, per quanto tempo potrei sopravvivere? Un altro modo per dirlo. La ricchezza è la misura del flusso di cassa dalla colonna delle attività rispetto alla colonna delle spese. Quando le tue attività generano entrate sufficienti per coprire le spese, sei ricco, anche se non sei ancora ricco. Lezione 3. Pensa agli affari tuoi. Un amico di Robert sentì un discorso di Ray Kroc, il fondatore di McDonald's, all'Università del Texas nel 1974. In seguito Ray accettò di unirsi agli studenti nel loro ritrovo preferito per bere un paio di birre. Chiese agli studenti in che attività si trovava secondo loro. Inizialmente si misero a ridere, poi risposero che era nell'attività della vendita di hamburger, naturalmente. Ma Ray rispose che non era nell'attività degli hamburger, bensì nel settore immobiliare. Sapeva che la terra e la posizione di ogni franchising erano i fattori più significativi del suo successo. Oggi McDonald's è il più grande proprietario singolo di immobili al mondo, possedendo alcuni degli angoli delle strade più preziosi in tutto il mondo. C'è una grande differenza tra la professione e l'attività. Spesso Robert chiede alle persone: qual è la tua attività? E loro dicono: oh, lavoro in banca. Poi chiede loro se possiedono la banca e di solito rispondono: no, lavoro lì. In questo caso confondono la loro professione con l'attività. La loro professione potrebbe essere quella del banchiere, ma hanno comunque bisogno di una loro attività. Così tante persone lavorano per gli altri, il loro datore di lavoro, il governo con le tasse e la banca con il mutuo. Quello che Ray Kroc e il padre ricco sapevano era il segreto numero 3 dei ricchi. Pensa agli affari tuoi, non passare tutta la vita a lavorare per qualcun altro. Troppe persone passano la vita a pensare agli affari degli altri e a renderli ricchi. Pensare alla tua attività non significa avviare un'azienda, anche se per alcune persone sì. Piuttosto la tua attività ruota attorno alla colonna degli asset, non alla colonna delle entrate. Mantieni il tuo lavoro, ma inizia ad acquistare asset reali, non passività che perdono di valore non appena esci dal negozio.
Mantieni le spese basse, riduci le passività e costruisci diligentemente una base di attività solide. I genitori dovrebbero insegnarlo ai giovani prima che escano di casa, in modo che capiscano cosa sia un vero asset e che non si trovino intrappolati in uno stile di vita pieno di debiti. Robert dice che le attività reali rientrano nelle seguenti categorie. 1. Aziende che non richiedono la sua presenza. Le possiede, ma sono gestite da altre persone. Se deve lavorare lì, non è un'attività, diventa un lavoro. 2. Azioni. 3. Obbligazioni. 4. Immobili che generano reddito. 6. Royalties da proprietà intellettuale come musica e brevetti. 7. Qualsiasi altra cosa che abbia valore, produca reddito o apprezzi e abbia un mercato pronto. Acquisisci asset che ami. Robert ama il settore immobiliare e quindi trascorre gran parte del suo tempo a pensare a questo e ad acquistare in questo ambito. Se non ti piace il settore immobiliare, non investire in questo. Anche mentre lavorava per la Xerox, Robert pensava ai suoi affari. Ha mantenuto il suo lavoro e lentamente ha costruito la sua colonna delle attività. Più capiva la contabilità e la gestione della liquidità, meglio riusciva ad analizzare gli investimenti e alla fine a costruire la propria azienda. Non consiglia alle persone di avviare un'azienda a meno che non lo desideri davvero. Altrimenti consiglia loro di mantenere il loro lavoro e pensare ai loro affari. Costruire e mantenere forte la colonna degli asset. Man mano che il flusso di cassa cresce, puoi concederti dei lussi, ma solo se il flusso di cassa li supporta. Costruisci la colonna degli asset e lascia che il reddito generato da tali attività paghi tali lussi. Quando le attività generano entrate sufficienti per coprire i lussi, è allora che puoi acquistarli. Lezione 4. La storia delle tasse e il potere delle imprese. Molte persone vedono Robin Hood come un eroe che prende dai ricchi e dà ai poveri. Il padre ricco non condivideva questa opinione. Chiamava Robin Hood un truffatore. Anche se l'opinione popolare è che i ricchi dovrebbero pagare più tasse e dare ai poveri, in realtà è la classe media che è pesantemente tassata, in particolare la classe media colta con reddito medio-alto. Per capire come accade, Robert introduce una breve storia delle tasse. In Inghilterra e in America in origine non c'erano tasse, solo prelievi occasionali per pagare cose come le guerre. Nel 1874 l'Inghilterra rese l'imposta sul reddito un prelievo permanente sui suoi cittadini. Poi nel 1913 l'America rese permanente un'imposta sul reddito. Questi paesi erano in grado di ottenere le tasse accettate dalla maggioranza perché venivano prima riscosse solo contro i ricchi. Tuttavia, sebbene l'imposta sul reddito fosse stata progettata per punire i ricchi, finì per punire coloro che l'avevano votata, i poveri e la classe media. Il padre ricco spiegò che lui e il padre povero erano opposti. Il padre povero, come dipendente del governo, veniva ricompensato se spendeva soldi e assumeva persone, rendendo la sua organizzazione più grande. Ma per il padre ricco, meno persone assumeva e meno soldi spendeva, più era rispettato dai suoi investitori. Il padre povero credeva davvero che il governo dovesse aiutare le persone. Per Robert era una sfida lavorare per uno dei più grandi capitalisti della città e tornare a casa da un importante leader del governo. Non era facile sapere a quale padre credere. Ma nel corso del tempo, studiando la storia delle tasse, scorse una prospettiva interessante. Man mano che l'appetito del governo per il denaro cresceva, le tasse dovevano essere imposte alla classe media e da lì continuava a scorrere. Ma i ricchi videro un'opportunità perché non giocavano con le stesse regole. Le società che divennero popolari ai tempi delle navi a vela offrivano un modo per aggirare le tasse. Comprendere la struttura legale della società diede ai ricchi un forte vantaggio e permise loro di superare in astuzia gli intellettuali. Una società è semplicemente un documento legale che crea una persona giuridica. Non è davvero una cosa, non è una fabbrica o un gruppo di persone, ma offre un tasso di imposta sul reddito inferiore a quello che hanno gli individui. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone ricche del pianeta non paga le tasse o paga una piccola percentuale del reddito in tasse. I tentativi di punire i ricchi raramente funzionano perché questi trovano il modo di ridurre al minimo il loro carico fiscale. Lezione 5. I ricchi inventano il denaro. La nostra mente è la risorsa più importante. Se la si allena bene, si possono ricavare milioni da una semplice idea o da un accordo. Nutrendo la propria intelligenza finanziaria, sarà possibile vedere cose che gli altri non vedono. In altre parole, si inizierà a inventare denaro.
Ad esempio, nei primi anni 90, l'economia in Arizona, negli Stati Uniti, era un disastro. Mentre la maggior parte della gente era spaventata dal crollo economico, Robert e la sua moglie, Kim, fecero un sacco di soldi. Robert fa un esempio di acquisto di una casa del valore di $75,000 per $20,000. Dovevano dare $2,000 come acconto, ma non ce l'avevano, quindi chiesero a un amico di prestargli $2,000 con un compenso di $200. L'amico accettò e mentre l'acquisto veniva elaborato, Robert pubblicizzò la stessa casa da $75,000 a soli $60,000, senza alcun acconto da parte degli acquirenti. Non appena la casa fu legalmente sua, la vendette in pochi minuti, creando così $40,000 quasi dal nulla. Tempo di lavoro totale, 5 ore. Questo esempio semplificato mostra come le idee possono creare centinaia di migliaia di euro migliorando la propria intelligenza finanziaria e vedendo cosa manca agli altri. Robert dice che i mercati vanno su e giù, così come gli investimenti vanno e vengono. Il mondo offre sempre opportunità da sogno, devi semplicemente essere in grado di vederle. Più sviluppi la tua intelligenza finanziaria, il che richiede tempo, più opportunità ti verranno offerte. Arriveranno molti cambiamenti nel mondo e sviluppare il quoziente intellettivo finanziario ti consente di vedere quel futuro di cambiamenti attraverso la lente dell'entusiasmo, non del terrore. Vedrai le opportunità e agirai, al contrario di coloro che si lasciano mettere da parte dalla paura, mentre guardano gli altri andare avanti con coraggio. Ad esempio, 300 anni fa la terra era ricchezza, poi la ricchezza era nelle fabbriche e nella produzione, oggi la ricchezza è nelle informazioni. Ma le informazioni volano in tutto il mondo alla velocità della luce e questo processo sarà più veloce e più drammatico con il passare del tempo. Lezione 6. Lavora per imparare, non lavorare per soldi. Robert venne intervistato qualche anno fa a Singapore da una giornalista che nel corso della loro conversazione rivelò di voler diventare un'autrice di bestseller come lui. Ma i suoi romanzi, che tutti dicevano essere eccellenti, non erano mai stati venduti. Robert le suggerì di seguire un corso di formazione sulla vendita. Ciò offese la giornalista, che disse di avere una laurea magistrale in letteratura inglese e non capiva come un corso sulle vendite l'avrebbe potuta aiutare. Anzi, odiava i venditori. Quando Robert sottolineò che lui era un autore di libri più venduti e non più ben scritti, lei rispose che non avrebbe mai fatto un passo così basso e imparato a vendere e terminò l'intervista. Ci sono persone di talento intorno a noi che hanno problemi a livello finanziario, proprio come quella giornalista. Citando le parole di un consulente aziendale, sono a una sola abilità di distanza dall'eccellenza. Quando si tratta di soldi, l'unica abilità che la maggior parte delle persone conosce è lavorare sodo. Se quella giornalista avesse seguito corsi sulla vendita e poi avesse trovato un lavoro in un'agenzia pubblicitaria, avrebbe imparato molto sulle vendite e poi avrebbe potuto usare quella conoscenza per vendere più romanzi. Quando Robert pubblicò il suo primo libro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, ossia Se vuoi essere ricco e felice, non andare a scuola, un editore gli suggerì di cambiare il titolo in The Economics of Education, cioè L'economia dell'istruzione. Ma Robert sapeva che quel titolo non avrebbe venduto. Anche se, tuttora a favore dell'istruzione, scelse un titolo che era controverso perché sapeva che lo avrebbe portato in più programmi televisivi e radiofonici. E ha funzionato. Il padre ricco incoraggiava Robert a imparare un po' di più cose. Ecco perché Robert e il suo amico Mike hanno fatto così tanti lavori crescendo per acquisire una varietà di esperienze. La maggior parte delle persone lavora sodo per ottenere un lavoro sicuro, concentrandosi sulla retribuzione e sui benefici a breve termine. Quello che dovrebbero fare è cercare un lavoro che insegni loro le competenze di cui avranno bisogno. Robert consiglia una visione a lungo termine. Invece di lavorare semplicemente per soldi e sicurezza, fai un secondo lavoro per imparare una seconda abilità. Molti si opporranno a questo perché non sono pronti al cambiamento. Ma è come andare in palestra. Potresti dover convincere te stesso a iniziare, ma sarai così felice di averlo fatto una volta terminato l'allenamento. Il padre povero voleva che Robert si specializzasse, anche se questo non aveva funzionato bene nella sua vita. Non aveva mai capito che più ti specializzi, più sei intrappolato e dipendente da quella specializzazione. Il padre ricco, al contrario, incoraggiò Mike e Robert a prepararsi e conoscere molte diverse aree di business. Secondo Robert, le principali competenze necessarie per il successo sono
1. Gestione del flusso di cassa. 2. Gestione dei sistemi. 3. Gestione delle persone. E le competenze specialistiche più importanti sono le vendite e il marketing. Queste sono le competenze su cui Robert lavora costantemente, frequentando corsi o acquistando risorse didattiche per ampliare le sue conoscenze. Lezione 7. Superare gli ostacoli. Le quattro ragioni principali per cui le persone istruite dal punto di vista finanziario potrebbero ancora non sviluppare un abbondante flusso di cassa sono 1. Paura, 2. Cinismo, 3. Pigrizia e 4. Cattive abitudini. Diamo un'occhiata a ciascuna di queste. Superare la paura. A nessuno piace perdere soldi. Le uniche persone che non hanno mai perso soldi investendo sono quelle che non hanno investito. Tutti hanno paura di perdere soldi. La differenza sta nel gestire la paura e la perdita. La differenza principale tra una persona ricca e una povera è come gestiscono quella paura. Robert dice di non aver mai incontrato una persona ricca che non abbia mai perso soldi, ma non permettono la paura di bloccarli. La maggior parte delle persone gioca per non perdere, quando in realtà dovrebbero giocare per vincere. Ed è per questo che così tante persone hanno problemi finanziari. Potrebbero avere un portafoglio sicuro, ragionevole ed equilibrato, ma non è un portafoglio vincente. Giocano per non perdere. Ad esempio, un portafoglio bilanciato non è una cosa negativa, ma non ti aiuterà a vincere in grande. Non è così che gli investitori di successo giocano. Devi essere un po' sbilanciato all'inizio e puntare su qualche cavallo e concentrarti su questi. Vincere il cinismo. Che si tratti della nostra insicurezza o di quella di altre persone nella nostra vita, spesso le permettiamo di impedirci di agire. Puntiamo sul sicuro e le opportunità ci passano accanto. Robert condivide l'esempio di un amico che stava per acquistare un investimento immobiliare a un ottimo prezzo, ma si è tirato indietro all'ultimo minuto quando un vicino che non era un investitore gli ha detto che era un cattivo affare. Se fosse andato avanti, avrebbe raddoppiato il suo investimento e avrebbe iniziato a uscire dalla rat race. Dubbi e cinismo mantengono la maggior parte delle persone povere. Il padre ricco amava dire: "I cinici criticano e i vincitori analizzano". I vincitori tengono gli occhi aperti e vedono le opportunità che tutti gli altri hanno perso. Ad esempio, il settore immobiliare è un potente strumento di investimento per chiunque cerchi l'indipendenza finanziaria. Eppure, ogni volta che Robert menziona il settore immobiliare come mezzo, sente spesso dire: "Non voglio riparare i bagni" o "Non voglio occuparmi di inquilini problematici". Si concentrano sui bagni e questo li mantiene poveri. Superare la pigrizia. Qual è la cura per la pigrizia? Un po' di avidità. Questo può essere difficile da sentire perché molti di noi sono stati educati a vedere l'avidità o il desiderio come una cosa negativa. Piuttosto che dire "non posso permettermelo", cambia la tua mentalità in "come posso permettermelo". Questo apre il cervello e lo costringe a pensare a soluzioni. "Non posso permettermelo" è una bugia. Lo spirito umano sa di poter fare qualsiasi cosa. Dicendo che non puoi fare qualcosa, stai creando un conflitto tra il tuo spirito e la tua mente pigra. "Come posso permettermelo" crea una mente più forte e uno spirito dinamico. Senza quella piccola avidità, il desiderio di avere qualcosa di meglio non sarebbe possibile. Il nostro mondo progredisce perché tutti desideriamo una vita migliore. Vengono fatte nuove invenzioni perché desideriamo qualcosa di meglio. Andiamo a scuola e studiamo molto perché vogliamo qualcosa di meglio. Troppa avidità non è un bene, ma un po' può motivarti. Superare le cattive abitudini. Per avere successo devi sviluppare buone abitudini. Il padre povero pagava sempre tutti gli altri per primi e se stesso per ultimo, ma raramente gli rimaneva qualcosa. Questa era la sua abitudine. Al contrario, il padre ricco pagava sempre per primo se stesso, anche se era corto di soldi. Sapeva che i creditori e il governo si sarebbero lamentati se non li avesse pagati. Questo lo motivava a cercare altre forme di reddito per pagarli. Se avesse pagato se stesso per ultimo, non avrebbe sentito quel tipo di pressione produttiva. Costringersi a pensare a come ottenere entrate extra per pagare i creditori lo rendeva più forte. È tutto per questo video. Ho riassunto diversi altri libri di Robert Kiyosaki. Se sei interessato, dai un'occhiata alla playlist che vedi sullo schermo. Grazie per la visione.